sorta di foschia, magica e bella. Ma se il pilota avanza su mari misteriosi è già volata via, tingendosi d'azzurro, color di lontananza. Il re di Spagna fece vela, cercando l'isola incantata. Oggi voglio raccontarvi l'isola Pelagosa, o se preferite le isole Pelagose, perché in realtà stiamo parlando di un arcipelago, quello che avete visto nei titoli di apertura e che vi faremo vedere poi nel corso di questa puntata della rubrica di Lettere Meridiane ospitata da Sharing TV. Il bello, o forse il brutto, come vedremo, che queste isole facevano parte una volta della provincia di Foggia, del Mezzogiorno. Vennero poi dimenticate e sono state oggetto di cruente battaglie, di contese che in qualche modo durano ancora fino ad oggi. Voglio raccontarvi, voglio cominciare il mio racconto raccontandovi come le ho scoperte, come le ho viste la prima volta, perché si possono vedere anche dalla provincia di Foggia, anzi le immagini che abbiamo visto erano state scattate proprio dalla costa foggiana. Era una mattina d'agosto, su un trenino delle Ferrovie del Gargano, vidi questo profilo che si ergeva dal mare, ecco, erano le Pelagose. Isole affascinanti, isole belle, isole del mistero, isole vicine e lontane, questo è il grande paradosso, perché pensate, distano in linea d'aria da Foggia 115 chilometri, tanti quanti da Foggia dista il capoluogo regionale che è Bari, stanno lì eppure si conoscono assai poco. Proveremo oggi a farvele conoscere meglio, lo faremo con lo stile di Lettere Meridiane e di Sharing TV, senza effetti speciali, ma con l'attenzione al racconto, alla storia. E così cominciamo proprio portandovi con l'aiuto di Google Earth in volo su questo arcipelago. Thank you.
Bene, abbiamo visto l'arcipelago delle Pelagose in volo, ci siamo mossi dall'aeroporto Gino Lisa, siamo arrivati a Peschici, da Peschici alle Isole Tremiti e poi finalmente sulle Pelagose. Ma io direi che adesso è arrivato il momento invece di vederle un poco più da vicino. Ripigliamo questo nostro aereo virtuale di Google Earth e tuffiamoci adesso nelle Isole Pelagose. Quanto sono ricche di storia le Pelagose, così ricche che possiamo definirle uno scrigno di storia, di civiltà e di cultura immerso nel mare Adriatico. Questo essere proprio al centro, in una posizione nevralgica del mare Adriatico, se vogliamo, è stata un po' la croce e la delizia della storia di Pelagosa e delle sue isole sorelle, che però sono abitate da tempi antichissimi. Quelle che stiamo per vedere sono immagini dei reperti archeologici che sono stati rinvenuti nel corso delle numerosissime campagne di scavo che hanno avuto per oggetto i terreni di Pelagosa. Vedete, si tratta di reperti che attestano una presenza remota, ma anche una particolare attenzione alla civiltà ellenica, alla civiltà greca. Le Pelagose erano centro di un culto per Diomede, l'eroe, che grande parte ha avuto anche nella storia di tante città della provincia di Foggia, le Tremiti, la stessa Foggia. Qualche studioso addirittura sostiene che le isole Diomedee non sarebbero le Tremiti, ma sarebbero appunto le Pelagose. Fatto sta che qui sorgeva proprio un centro fiorente di civiltà e di cultura diomedea. E non è tutto, perché questa posizione nevralgica ha attraversato spesso il destino di Pelagosa. Nel 1177 vi si fermò Papa Alessandro III nel suo viaggio verso Venezia, viaggio col quale tentava, che poi la cosa avrà successo, di concludere la pace con Federico Barbarossa. Quindi questo viaggio
fu il preludio di un grande evento storico, e pare che il Papa rimase folgorato dalla bellezza delle isole, di questo ambiente naturale. Parliamo tra l'altro di isole che sono ricchissime di valori paesaggistici, naturalistici, ambientali, storici, culturali, insomma un autentico gioiello. Un gioiello che in tempi più recenti, qualche anno fa, ha attirato le attenzioni di un grande giornalista, di un grande viaggiatore che è Rumiz, che vi ha scritto un bellissimo reportage che uscì inizialmente a puntate sul quotidiano Repubblica, per essere poi pubblicato in un libro vero e proprio che si chiama Il Ciclope. Rumiz ha vissuto lì da solo nel faro, che è poi un po' l'unico visibile, tangibile elemento di presenza umana che si vede a Pelagosa. Lui si è trattenuto per diversi mesi in questo faro, vivendo da solo e raccontando la sua esperienza in questo bel libro che si chiama appunto Il Ciclope. Perché le Pelagose sono state dimenticate? Ecco, tutto comincia quando il Regno d'Italia, quando nasce il Regno d'Italia. I Savoia si annessero il Regno delle Due Sicilie, dimenticando però proprio Pelagosa, che quindi diventò una sorta di terra di nessuno. Se ci pensate, la circostanza è incredibile, perché abbiamo visto quale fosse il valore strategico, nevralgico di questo presidio proprio nel cuore del mare Adriatico. I Savoia se ne dimenticarono, gli austriaci invece no, perché erano ben consapevoli dell'importanza strategica di Pelagosa, tanto più che a Lizza, nel corso della terza guerra d'indipendenza, c'era stato un sanguinoso conflitto. Erano così consapevoli della importanza strategica che a un certo punto ci costruirono il faro, non si capisce bene se con l'avallo o meno del governo italiano, e di fatto lo occuparono militarmente. La cosa non andò giù a un deputato radicale, Renato Matteo Imbriani, che è una figura importante, una figura che andrebbe in qualche modo riscoperta qui a Foggia, anche perché a Foggia vive un suo discendente che ha lo stesso nome, Renato Matteo Imbriani, che è un intellettuale, un docente. Renato Matteo Imbriani, tra l'altro, è stato è stato deputato di alcuni collegi pugliesi di Barletta ed è stato, se vogliamo, il promotore della idea dell'acquedotto pugliese. Non voleva, lui non tollerava che fosse questo il destino delle Pelagose, e presentò una interrogazione al presidente del Consiglio, che era allora di Rudini, facendo presente appunto questo, che era una situazione intollerabile, che il governo doveva intervenire. L'interrogazione fu discussa, il ministro della difesa, che doveva replicare, chiese ancora un po' di tempo, dicendo che si trattava di una situazione complessa. La verità è che la cosa
poi non approdò mai, non venne mai discussa. Un altro studioso che si è molto occupato delle Pelagose è Antonio Baldacci. Antonio Baldacci, che è stato anche un ministro della pubblica istruzione, è stato soprattutto un geografo, probabilmente il più grande geografo che l'Italia abbia mai avuto, e lui ha dedicato particolare attenzione all'Adriatico e in particolare a queste isole. Sentite un po' cosa dice lui appunto di questo che possiamo definire a questo punto la dimenticanza delle Pelagose, possiamo definirla un autentico scandalo. Sentite cosa dice: tutti sanno che nelle piccole Treniti il patrio governo relega i colpevoli contro la società. Io propongo al buon Dio di isolare nelle Pelagose gli spiriti di coloro che, per mercimonio o ignoranza, regalarono all'Austria quelle scogliere avanzate del Gargano. Là, tra i membri, i flutti dell'Adriatico, in vista di Lissa, sempre minacciante e desiosa nel pensiero e nell'azione di colpire a morte l'Italia, sotto i monumenti normanni, quei mercanti pagherebbero il fio della loro più turpe vergogna. Più turpe vergogna, usa parole pesanti, parole molto dure Baldacci nei confronti dell'inerzia, dell'insipienza, dell'ignavia con cui il governo italiano di questa Italia unita trattò il caso delle isole. Isole che ancora oggi però sono al centro, diciamo, di questo tipo di, come possiamo definirli, mal di pancia, malumori. Ogni tanto quelli che vengono definiti più o meno gli irredentisti o comunque i movimenti che si occupano di far presente che i confini dell'Italia sono sì quelli oggi sanciti, però che l'Italia geografica, culturale va ancora oltre questi confini, danno una particolare attenzione al problema della Pelagosa, come un bell'articolo che potete reperire e leggere in rete, che conteso da secoli è più vicino alla Puglia che alla Dalmazia, così recita dal punto di vista del titolo: l'italianità geografica dell'arcipelago di Pelagosa. Questo arcipelago italiano che, come vedremo poi da un certo punto in poi, non sarà più italiano. Il nostro racconto. Allora, l'isola dimenticata a un certo punto diventa però l'isola contesa, perché comunque esplode la prima guerra mondiale e il territorio di Pelagosa fa parte dei territori rivendicati dall'Italia. Ormai era in mano austriaca e diventa invece un oggetto duro di contesa. L'esercito italiano riesce ad occupare, quindi a riprendersi, nel luglio del 1915. Stiamo vedendo quanta attenzione desse la cronaca nazionale con queste copertine della stampa, quanta attenzione desse la cronaca nazionale a questo piccolo lembo di terra del cuore dell'Adriatico. Una parentesi che ci riguarda un po' da vicino come foggiani, perché anche noi in definitiva
Pelagosa, chi lo sa, l'abbiamo dimenticata, non ce ne siamo mai accorti, eppure se poniamo mente, queste battaglie, questa durissima battaglia che portò a Rise, però vide i nostri militari vincere, questa durissima battaglia si svolse in quella che comunque allora era ancora provincia di Foggia, perché il regno delle due Sicilie collocava Pelagosa nella provincia di Foggia, nel perimetro della provincia di Foggia. Una volta che l'arcipelago fu riconquistato all'Italia, fu riconquistato la provincia di Foggia, e quindi la provincia di Foggia fu teatro anche di episodi importanti della Prima Guerra Mondiale. Però purtroppo non tutte le battaglie che ebbero come teatro Pelagosa si svolsero per il meglio, si conclusero con la vittoria. Anzi, il 5 agosto del 1915 le acque dell'isola furono il teatro di una grave tragedia che si è conclusa poi soltanto qualche anno fa, pensate, l'affondamento di un sommergibile italiano, tra l'altro del primo sommergibile italiano, ad opera di un sommergibile austriaco. Fu un atto d'eroismo da parte dei marinai italiani. Perché? Perché loro erano arrivati, stavano approdando oramai sull'isola, avrebbero potuto salvarsi qualora avessero abbandonato il sommergibile. Invece il comandante scelse di immergersi per affrontare a sua volta il sommergibile austriaco, e però ebbe la peggio. È chiaro che non vi furono superstiti, i corpi sono rimasti nelle acque dell'Adriatico per tantissimi anni, per essere poi recuperati soltanto da una missione congiunta italo-jugoslava. E vi facciamo vedere questo bel pezzo, bello e drammatico pezzo di storia, alla luce di materiali di archivio della RAI che raccontano appunto il giorno del recupero dei corpi e ricostruiscono l'episodio. Così apparve al periscopio del Nereide l'isola di Pelagosa all'alba di quella mattina del 5 agosto 1915. Un'isola brulla, scoscesa, la più selvaggia dell'arcipelago dalmate. Non ha porti né ridossi. È dominata dal tozzo edificio del faro, lassù a 90 metri, costruito dagli austriaci circa un secolo fa. Da Pelagosa a Brindisi, numero 9, ore 5:30. Nostro sommergibile è stato da sommergibile nemico. Era l'alba del 5 agosto 1915. Circa due ore dopo, il comandante in capo dell'Armata Navale Italiana inviava un secco dispaccio al comando sommergibile. Da Taranto, per ammiraglio Millo, ore 6:50. Riferisca quale sommergibile ha affondato Pelagosa. Maggiori informazioni. Luigi di Savoia. Dalle antenne della Regia Nave Lombardia, dove era insediato il comando flottiglia sommergibili, fu rilanciato il primo conciso resoconto della tragedia. Da Pelagosa a Brindisi, ore 6:40. Mentre nostro sommergibile si ormeggiava a Baia di Sud, apparso sommergibile nemico. Nostro cominciò a immergersi e lanciò siluro, ma fu colpito mentre si immergeva. Nemico apparso fu cannoneggiato. Invano, si allontanava. Ritengo probabilmente attacco in forza. Infine la desolante conferma. Nereide è affondato in circa 20 metri di acqua. Boa telefonica galleggia. Nessuna risposta a chiamate telefoniche. Nessuna fuoriuscita d'olio. Questi i protagonisti. L'U-5, sommergibile austro-ungarico. Il suo comandante è tenente di vascello Georg von Trapp, brillante ufficiale pluridecorato. E il Nereide,
il secondo sottomarino perso nella guerra del 15-18. Il comandante Carlo Del Greco, medaglia d'oro alla memoria, come il cugino Corrado, caduto nell'ultima guerra. Comandante Carlo Del Greco, tenente di vascello Boggio Corrado, macchinista Rogero Giuseppe, capo torpediniere di Somma Innocenzo, capo telegrafista Lodi Eutimio, meccanico Lollo Antonio, capo torpediniere Bortolani Emilio, capo torpediniere Armenio Giovanni, sottonocchiere Franchini Giovanni, torpedinieri Boni Luigi, Cravetto Giacomo, Erpete Umberto, Piano Giacinto, Ciaschi Giuseppe, fuochisti Di Martino Gennaro, Bezzi Andrea, marinai Farnocchia Guido, Tabò Pietro, Accardi Francesco, operaio Benzoni Giulio. Il sommergibile Nereide aveva lasciato Brindisi oltre mezzo secolo fa. Ora ritornano i resti di 10 marinai di quell'equipaggio che ebbe tragica fine nelle acque dell'isola di Pelagosa. Pelagosa viene così riconquistata all'Italia dopo la prima guerra mondiale e il 1920, ecco lo schiaffo pesante alla capitanata e al mezzogiorno in generale. Il 1920 viene assegnata alla provincia di Zara. Viene praticamente tolta al mezzogiorno, tolta alla Puglia, tolta alla capitanata, per essere assegnata alla provincia di Zara. E a questa provincia, in questa provincia si troverà quando poi passerà definitivamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che si concluderà con una sconfitta per l'Italia, passerà alla Jugoslavia e dalla Jugoslavia alla Croazia, senza che tra l'altro l'Italia abbia sia intervenuta mai in queste vicende. Che destino amaro, vero? Un destino di dimenticanza prima che è continuato poi ancora oggi, se vogliamo. E Pelagosa ha continuato ad essere oggetto di cronaca, spesso anche di cronaca nera. Il trattato di pace che vide l'Italia soccombere e che quindi, in base al quale le isole vennero assegnate all'allora Jugoslavia, prevedeva appunto che la Pelagosa e le altre isole dell'arcipelago diventassero da italiane slave, però prevedeva anche che i pescatori italiani che andavano in quelle acque a pescare continuassero a mantenere i loro diritti. Questa norma, questo aspetto è stato sovente disatteso, mettiamola in questi termini, tant'è vero che nel corso dei decenni ci sono stati innumerevoli episodi di sequestro, multe, contravvenzioni, soprattutto ai danni dei pescatori di Manfredonia che avevano una lunga tradizione di andare a pescare in quelle acque. Qualche tempo fa questa situazione è stata oggetto di una interrogazione parlamentare, pensate, dall'interrogazione parlamentare di Renato Matteo Imbriani a quella degli ultimi anni ad opera di un deputato del Movimento 5 Stelle, Scagliusi, e di altri suoi colleghi che hanno interrogato il ministro appunto ponendogli il problema di queste strana applicazione del trattato di pace da parte della Croazia, anche se è vero che poi non è stata la Croazia a firmare il trattato di pace che era stato firmato dalla Jugoslavia, ma si suppone che avendo la Croazia ereditato i beni
i possedimenti della ex Jugoslavia, dovrebbe altresì ereditare anche gli obblighi che aveva assunto, tipo il rispetto di un trattato di pace. Come vediamo dalle immagini, l'interrogazione è stata presentata, ma non è stata mai poi effettivamente discussa, né c'è stata da parte dei ministri ai quali era stata rivolta una risposta. C'è stato un succedersi di assegnazione, ma da parte del governo nessuna risposta. La storia si ripete, un oblio che dura ancora, un pezzo di storia, un pezzo di territorio, un pezzo di mezzogiorno, un pezzo di capitanata che è stato strappato al mezzogiorno e che purtroppo continua a essere oggetto di oblio. Speriamo che l'aver raccontato questa storia valga almeno a sottrarre un attimo dalla dimenticanza questo bellissimo pezzo che una volta faceva parte della Capitanata, questo pezzo di territorio, questo pezzo di Adriatico. Speriamo che l'avervi raccontato questa storia almeno susciti in voi un po' di nostalgia, un po' di rimpianto. Sarebbe già tanto, perché l'oblio si combatte appunto così, con il rimpianto e con la nostalgia. Grazie. Magica e bella, ma se il pilota avanza su mari misteriosi è già volata via, tingendosi d'azzurro, color di lontananza. Il re di Spagna fece vela, cercando